Benvenuti nel bosco di Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi siamo in campagna e così ho approfittato per portarvi con me, perché oggi mi è venuta voglia di creare qualcosa con voi. Lo sapete, la campagna per me è sempre fonte di ispirazione. O creo le nuove foto per i disegni del corso di disegno, oppure oggi ho pensato a un lavoretto con le foglie. Infatti, approfittate delle vostre passeggiate in montagna e in campagna per raccogliere quante più foglie possibili e poi vedrete che stupende creazioni potremo fare con esse. Andiamo in giro a raccogliere un po' di foglie e poi ci spostiamo sul piano da lavoro e andiamo a creare insieme qualcosa di stupendo. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra card tutta natura che richiami l'autunno e un soggetto tipicamente autunnale. Ho deciso oggi di fare con voi una piccola card che rappresenti un gufetto fatto tutto con le foglie che abbiamo raccolto insieme e che ho messo ad essiccare, vedete, tra le pagine di questo libro. Ora insieme invece le prenderemo e le assembleremo per fare questo gufetto nella notte. Mi occorrerà un paio di forbici, anche piccole, così, un tagliabalza, e io userò il tagliadischi della Crelando che vi ho recensito, vi metto il video recensione proprio qui perché la mia card sarà tonda, ma voi potrete usare semplicemente il tagliabalza e magari un compasso. La colla attacca tutto, ma va bene anche la Vinavil o anche una colla in stick. Poi io avrò bisogno di un pezzetto di sughero, perché ho deciso di fare la cornicetta esterna di questa card in sughero. Poi un cartoncino blu che simuli la notte. Io ho questo qui, un cartoncino stellato, che viene venduto in pacchi con cartoncini con diversi tipi di fantasie. Ci sono le coccinelle, le rose, sono dei blocchi proprio che vengono venduti come carta da scrap. E poi un cartoncino giallo, ho scelto il giallo perché riprende appunto il colore delle stelline, e naturalmente tante foglie essiccate, e potrebbe servirci anche una matita. Iniziamo immediatamente. Come prima cosa ricavo la parte esterna e più grande della mia card dal cartoncino con le stelle. È un formato A4 che piego esattamente a metà. A questo punto prendo il mio tagliadischi della Crelando e da questa card rettangolare ne ricavo una tonda. La farò del diametro di 16 cm, quindi lo piazzo qui in mezzo alla card, esco di un millimetro il sedicesimo centimetro in maniera tale che mi venga con la chiusura al libretto. Ok, ok, e voilà, la mia card tonda è fatta, la prima. Questa era di 16 cm, adesso prendo il mio cartoncino giallo, faccio un cerchio del diametro di 14 cm. E anche la seconda card è fatta. La prima cosa che devo fare quindi è incollare la seconda dentro la prima, in modo che poi all'apertura la card verrà con lo sguardo tipo da gufotto, il tipico sguardo degli occhi a gufo, vedete? Ok, ombretta, smettila. Quindi sporco di colla la mia card, centrando il tutto. Voilà. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Prendo il sughero e col tagliabalza ritaglio la circonferenza della mia card. Ecco qui, adesso devo tagliare l'interno, e per fare questa cosa mi aiuto con qualcosa che abbia una circonferenza più piccola, quindi creo una sorta di ciambella di questo
di questo sughero. Naturalmente voi potete utilizzare il compasso. Io vi faccio vedere le alternative creative e casalinghe che potete utilizzare. Una ciotolina andrà più che bene. E voilà! In pratica questa poi verrà alloggiata così. Adesso assembliamo il nostro gufotto. Prendiamo un ciclamino, una foglia di non so cosa, le foglie di rosa, le foglie di non so, non ricordo cosa sia, un'ortica, non ne ho idea, petalo di rosa, le foglie di pero, belle colorate, rosse. Va bene, dai, possiamo cominciare. Ok, il corpo del nostro gufo sarà dato da questa foglia, a cui tolgo questa estremità. La faccia invece sarà data da una piccola foglia di pero rossa, da cui tolgo anche qui il gambetto e tolgo anche la puntina esterna. Prendo la nostra attaccatutto e appiccico proprio qui. Il gufo ha sempre delle bellissime orecchie, orecchie che possono essere prese o da delle foglie di rosa, guardate, così, sono molto belle, o da questo lato per variare i colori, ma sì, dai, quindi prendo queste foglie di rosa e ne taglio le estremità, sporco di colla il retro di una delle due foglie, prendo il gufetto e attacco, tac. E faccio la stessa cosa anche con l'altra foglia, voilà, ecco qui, perfetto. Adesso facciamo gli occhi, prendiamo due foglioline un po' giallognole e rendiamole ovoidali. Ok, sporchiamo con un po' di colla il retro e attacchiamoli. E due. E adesso con il nostro ciclamino facciamo le pupille. E anche qui mettiamo un punto di colla. Uno qui e attacchiamo poppetè, carino, eccolo qui lui con le sue pupillone che poi aiuteremo con un po' di nero naturalmente. E adesso manca il becco, potremmo prendere la fine di una foglietta così, che butti un po' sul giallo, adagiarla qui. Questo addirittura non lo sto neanche colorando, tempo fa feci il pulcino colorandolo, questo invece voglio farlo direttamente con le foglie naturali, lasciandole del loro colore. Su internet ci sono tantissimi spunti per fare gli animali con le foglie. Eccolo qui. E adesso facciamo la parte davanti, il petto, diciamo così, del nostro gufetto. Quindi prendiamo una fogliolina, sporchiamola un po' di colla e incastoniamola sotto la faccia. Aiutiamoci con uno stuzzicadenti se necessario. Adesso le ali, prendiamo da una foglia la forma della foglia su cui va a appoggiare, guardate, vi faccio vedere. In generale io so che devo prendere questa porzione così, devo creare una sorta di ala, no? Quindi vado con molta nonchalance. Poi poggio l'ala sulla sagoma vera del mio gufetto e delimito quella che è la zona che invece deve essere lasciata come ala. Quindi la prendo e la tagliuzzo così molto disordinatamente per poi appunto adagiarla qui. Ma
siccome io voglio un gufetto, un signor gufetto, voglio che abbia due alucce. E quindi metto la prima aluccia al suo posto. Aiuto! Allora, colla. Queste ali, le foglie sono molto sottili, quindi quando sono sottili assicuratele meglio. E voilà. Da una parte e dall'altra. E poi regaliamogli anche un altro pochino di piumaggio a questo gufetto. Così. Tac, va bene. Metto mezza foglia di pero sulla foglia di prima. Così. Faccio partire dallo stesso punto e poi sfrangio un poco. E voilà, un bel piumaggio variopinto. Ma che carino che sei! Guardate, guardate come sta venendo. Oh, oh, oh. E ancora non è finito. Adesso facciamo i piedini con un poco di asparagus. Guardate l'asparagus com'è fatto. Tre foglie e gambo. Quindi taglio e automaticamente ho il piedino che metterò qua dietro. Ok, e anche questo lo metto qui. Questi serviranno per far appoggiare il nostro gufotto sul ramo. Ok, adesso prendo un rametto essiccato, lo bagno di colla e attacco il mio rametto sul foglio, sulla card. È arrivato il momento di mettere la cornice. Quindi rametto in basso, un po' che esca, la cornicetta su cui metto un po' di colla e adagio, faccio uscire le frondine. Troppo carino questo blò nella notte. Quindi i piedini vanno messi per ultimi, eh? Prendo il mio gufo e lo poggio al centro della mia card. Ora prendo i suoi bei piedini, eccoli qui, li sporco di colla qui all'apice e li inserisco qui tra dove finisce, tac, vedete? Dove c'è l'insenatura dell'ala e l'appoggio del ramo. E voilà! Devo adesso soltanto fare le mie pupille. Puntino di colla e attacchiamo la pallina fatta con la rosa. Voilà! Come faccio la pupilla? Molto molto semplice. Prendo uno spiedo, lo poggio fortissimo sul mio petalo di rosa e tiro su il petalo. Quello che rimane sarà un micro puntino che poi andrò a sagomare con le forbici. Metto la colla, la adagio lì dove voglio che si appiccichi la mia pupilla, che poi, se volete rendere ancora più misterioso il contesto, potrete aggiungere un po' di fogliame. Prendete delle foglioline, tagliatele un po' in maniera tondeggiante e infilatele sotto la cornicetta, vedete? Voilà! E sarà come se il gufetto, visto? Uscisse tra i rami dell'albero. Poi naturalmente anche queste foglioline qui assicuratele
con un piccolissimo punto di colla. E voilà, la nostra card Notti d'autunno è pronta, una card completamente decorata con elementi della natura. All'interno poi, aprendo, si ha la tipica inquadratura d'occhi di gufo, quindi vi suggerisco di scrivere il messaggio in maniera concentrica all'interno di queste due parti, come se scriveste un messaggio all'interno di un cerchio che poi formeranno le pupille stesse del gufo. Bene, spero che questa piccola card vi abbia divertito e vi abbia dato l'idea di come trascorrere una giornata creativa, magari in campagna, dove i bimbi tendono, se non hanno compagnia, magari ad annoiarsi un pochino e creare qualcosa di diverso e di veramente, veramente carino. Ve la faccio vedere da vicino, ma ora io vi scatto tante foto e poi noi ci vediamo dopo. Bello il nostro gufetto con le foglie, tanto carino, appollaiato sul ramo. E a voi cosa è venuto in mente di fare? Magari proprio un gufetto, magari un quadretto, magari un bigliettino? Fatemelo sapere postandomi i vostri lavori sulla pagina Facebook che vi linko qua sotto, la pagina Facebook di Arte per Te. Io vi aspetto anche su Due Cuori Una Cappa e sul mio canale Ombretta. E se questo video vi è piaciuto, regalatemi due pollici in su e io vi porterò nuovamente in campagna con me la prossima volta che verrò. Bene, adesso continuo la mia giornata insieme alla mia famiglia, piena di divertimento, natura e tranquillità. E noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci.